Mi chiamo Capponi Rita, coniugata, Mazzini, madre di quattro figli, quattro giovani, abito a Sabaudia, in via Enea 34. Nel 1997, nell'agosto, 21 agosto del 1997, sono arrivata davanti al trono della Bianca Regina di Giglia. Frate Giuseppe, siamo a Sabaudia con questa buona gente qua. Dove c'è la Madonna c'è sempre qualche cosa di bello, fresco, chiaro. Mia cugina ha avuto un incidente stradale quando io ero piccola, quindi non ricordo molte cose di quell'incidente, ma ricordo solo che ha avuto un brutto incidente, è stata in coma per po' di tempo e dopo si è risvegliata come magicamente. E stava in coma. Allora la famiglia si trova in difficoltà, dice dobbiamo andare al pellegrinaggio, come facciamo a partire in questo modo dopo questa notizia che abbiamo avuto? Un incidente grave. Sono la nonna di Sabrina. Quel giorno, quella domenica, dovevamo tutti venire qui alla Madonna dei Gigli, invece mi chiamano che Sabrina aveva avuto un piccolo incidente. E allora io non ho più potuto venire, perché poi non era un piccolo incidente, era un incidente grave. Allora io così invitai, dissi quale posto migliore per implorare la grazia. Già che avevano deciso di venire, però io non ho potuto venire. È venute mie cognate, sono venute, e con la signora Rita, dice preghiamo per lei. E infatti, guardi, padre, che poi veramente saranno state le preghiere, sarà stata la Madonna di Gigli, sarà fatto proprio questo miracolo che lei dopo 5 giorni è uscita dalla sala di rianimazione. Qui mi ha colpito l'accoglienza del nostro padre confondatore, che non conoscendomi mi ha accolto come una regina e mi ha portato a visitare e vedere quest'icona della Madre di Dio. Nel mio cuore è detto semplicemente mamma, ma tu non vuoi essere pregata, tu vuoi essere amata. Sono Nicola, vengo da Sabaudia, io sono molto devota alla Madonna, non avendo la mamma, quindi io la prego sempre e quindi insomma mi ha emozionato molto vedere lì. Ogni giorno prego la Regina di Gigli e mi affido a lei e anche con lei chiacchiero come se fosse una mamma materna, una mamma vera, carnale. Allora in camera, da letto, ho l'immagine grande del quadro della Regina di Gigli e quindi la sera prima di andare a dormire la saluto e poi mi affido a lei per la notte. Questo è il messaggio della purezza. È il messaggio del Vangelo, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E allora è il messaggio attuale che la Chiesa deve prendere in considerazione. Dunque il messaggio che mette al centro Gesù come strada perché acquistiamo verità e vita. È il più bel santuario che ho visto fino adesso.